Dal grande archivio di Mediterraneo in onda da 24 anni vi proponiamo adesso un servizio di Maria Pia Farinella sulla Pasqua della comunità albanese arrivata in Italia oltre 5 secoli fa in fuga da guerre e persecuzioni religiose. Arbëresh si definiscono. Sono gli albanesi d'Italia, i discendenti dei profughi che 5 secoli fa, spinti dall'invasione turca dei Balcani, dovettero abbandonare la loro terra e attraversare l'Adriatico. Di qua e di là del mare, legami politici, economici, religiosi univano l'Albania dell'eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg all'Italia aragonese. Ai profughi della diaspora cristiana fu concesso di ripopolare alcuni feudi abbandonati nel meridione d'Italia e in Sicilia. Oggi gli Arbëresh sono circa 200.000, anche se non esistono statistiche precise. Quasi la metà vive in Sicilia, tra Palermo, dove abitano circa 30.000 albanofoni, e la provincia, in 5 paesi fondati appunto dalla diaspora albanese. La capitale di questa piccola patria Arbëresh è Piana degli Albanesi, sede dell'eparchia, cioè la diocesi, di rito bizantino. Di tutti voi, di tutti coloro che avete in mente, vivi o defunti, delle popolazioni in guerra, del Kosovo e della Serbia, dei loro morti, delle loro sofferenze, si ricordi il Signore Dio nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Noi di questa comunità albanofona che si trova in Sicilia siamo in Italia da 550 anni. 550 anni fa abbiamo avuto la stessa odissea. E abbiamo patito e subito violenza. Ci siamo allora opposti a quella violenza, ma in nome della libertà abbiamo lasciato poi tutti i nostri averi lì per vivere una vita più serena, secondo i dettami cristiani, qui in Italia, in Calabria e in Sicilia in particolare. La Chiesa di rito bizantino, con il suo fasto, la sua liturgia, la sua autonomia nel dispensare i sacramenti con l'uso della lingua arbëreshe durante le funzioni, con la formazione di gran parte dei quadri intellettuali, ha avuto un ruolo di primo piano nella conservazione dell'identità etnica durante i secoli di permanenza degli albanesi in Sicilia, o come alcuni di loro amano sottolineare, te deu i kuai, cioè in terra straniera. Isola nell'isola, gli albanesi di Piana indossano ancora i costumi balcanici nei giorni di festa, costumi in cui ogni elemento, ogni dettaglio assume un simbolo e una denominazione che rimanda alla ritualità bizantina. Già la vestizione delle donne è una liturgia che dura ore e si tramanda di madre in figlia, come la cintura cesellata con l'immagine di San Giorgio, patrono di Piana. Tutti gli ori, poi, sono segni di una cultura arcaica che si intreccia con una tradizione siciliana ormai estinta altrove. Yeah.